Nuove restrizioni da parte del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, contenute nell'ordinanza numero 9 per limitare il diffondersi del coronavirus sul territorio regionale. Le nuove disposizioni prevedono che dal 16 marzo fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti a corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgeranno in presenza soltanto dove questa modalità è indispensabile, in ogni caso nei limiti previsti dalla legge. È inoltre vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente. Con decorrenza dal 18 marzo e fino al 5 aprile sono vietati gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile. Inoltre, la nuova ordinanza di De Luca prevede che a bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale, del trasporto ferroviario regionale, sia consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri su ferro e su gomma, è consentita la rimodulazione anche in riduzione dei programmi ordinari di esercizio sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve comunque essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.